Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video aggiornamento flash anche oggi perché mi avete fatto delle domande nel video di ieri e volevo rispondervi direttamente qui in modo da non scriverlo nei commenti e basta perché i commenti vengono letti magari solo da alcune persone, quelli che li hanno scritti, molti non lo scrivono e quindi andiamo a fare un video per rispondere ad alcune questioni basilari. La questione basilare, fondamentale che mi avete chiesto: questo trend di Bitcoin è sostenibile? Questo trend di Bitcoin, del mercato criptovalute, di rialzi di questa consistenza è sostenibile nel tempo, oppure è una manipolazione, oppure è una bolla speculativa? Andiamo quindi nel video di oggi a rispondere a questo quesito utilizzando più o meno quello che faccio io, ragazzi, quello che penso e quale tecniche utilizzo per capire se c'è una probabilità che sia manipolazione FOMO, cosiddetta FOMO, oppure no. Ma prima di iniziare con questo video, vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollice in su per questi video, commentatemi con le vostre idee e condivideteli dove ritenete assolutamente interessante e opportuno. Ho anche visto, tra le altre cose, che i miei video vengono condivisi un sacco su Telegram. E quindi volevo anche ringraziarvi, ma volevo anche ringraziare Luca di Criptovalute Italia, il gruppo Telegram che condivide anche i miei video, che sono sempre molto attivi, ragazzi, quindi ogni tanto me lo ricordo e faccio anche un ringraziamento a Luca. Qualcuno di voi, tra l'altro, ragazzi, mi ha donato, mi ha lasciato dei BAT, che è il token di Brave, il browser che viene utilizzato con questo nuovo circuito di compensazione, diciamo, dei creators, e che trovate anche il link in descrizione, ragazzi, se lo volete scaricare. Brave è un browser velocissimo, tra le altre cose, molto dedicato alla privacy. Ma qualcuno di voi mi ha lasciato questi token come donazione, non so chi sia, e volevo ringraziarvi perché si può, diciamo, utilizzare il token BAT per donarlo a chi come me fa questa attività, quindi dona, diciamo, contenuti, ecco, crea formazione e contenuto. Quindi grazie di cuore a chiunque mi abbia fatto questa donazione. Andiamo al succo della situazione. Come si fa a capire se questo tipo di movimento può essere considerato un movimento duraturo, un movimento che è stabile, quindi ha una certa sostanza di fondo o meno? Come si fa? Partiamo dai mercati tradizionali. Come si fa a capire nei mercati tradizionali se un movimento rialzista o ribassista, stessa cosa, di uno strumento finanziario ha sostanza, quindi è manovrato e quindi è manipolato, oppure è un movimento valido? Come si fa, ragazzi? Con l'analisi di natura fondamentale. L'analisi tecnica, l'analisi grafica, le analisi di Fibonacci, l'analisi di Elliott, le analisi cicliche, tutte le tipologie di analisi che riguardano la statistica in generale e riguardano quindi l'analisi tecnica, il mondo ampio dell'analisi tecnica, non sono utili per spiegare questo discorso qui. Ci sarebbe soltanto una indicazione che potrebbe scaturire da un'analisi statistica e che può indicarci se effettivamente si tratta di manipolazione o meno, di FOMO o quel che sia, e sono i volumi, l'indicatore dei volumi. Nel caso specifico dei mercati delle criptovalute, ragazzi, ma lo è ormai al 90% anche nei mercati hold, nei mercati delle criptovalute la variabile del volume purtroppo assume una rilevanza estremamente ridotta. Ok, guardatela, è bella, a volte può dare indicazioni, però ricordatevi quello che abbiamo detto già da un po' di tempo. Già ho fatto un video a proposito di questo, ma sono uscite delle analisi internazionali in lingua inglese estremamente esplicative a tal riguardo. I volumi nel mercato cripto sono artificiosi perché molti exchange, diciamo, fanno delle attività di wash trading che sono normali, diciamo, in questo mercato, chiamiamoli così, tra virgolette. Per cui andare a valutare questo tipo di variabile per vedere se un trend è un trend che ha sostanza, quindi un trend che può essere sostenibile nel tempo, ragazzi, stiamo facendo un azzardo, quindi io escluderei l'analisi tecnica anche nell'ambito dei volumi per quanto riguarda questo tipo di concetto. Allora, come si fa nei mercati hold? Torniamo indietro, mercati tradizionali. Si guarda l'analisi di natura fondamentale. L'analisi fondamentale è il motore
è, diciamo, la chiave di lettura della sostenibilità di un trend. Quando voi andate ad analizzare uno strumento finanziario, se volete capire se il trend che sta facendo è sostenibile, in un'azione come per esempio Apple, faccio sempre l'esempio di Apple, possiamo fare anche su Amazon, andate a vedere quello che è il valore degli earnings per price, per esempio, e tutte le varie variabili, tutti gli indici di natura fondamentale, quelli del bilancio economico, quanti dindini fanno in sostanza. Quindi se fanno tanti soldi queste aziende, allora hanno un trend che rialza, ok, rialza, guardiamo quello di Amazon, un trend stellare, ragazzi. Ok, è sostenibile quel trend? Assolutamente sì, perché Amazon fa tanti dindini, fa tanti soldi e a parte questo è un mercato che ha futuro, perché poi si guarda anche il tasso di crescita, per esempio, degli utenti iscritti ad Amazon. Allora io guardo quanto sta crescendo l'e-commerce, che futuro ha la funzionalità dell'e-commerce nel mondo, come si sta sviluppando, i vantaggi che genera e dico Amazon è il leader in questo mercato, il leader occidentale, a quel punto questo trend rialzista stellare che sta avendo è sostenibile perché ha delle fondamenta economiche importanti, appunto, analisi fondamentale. Come si fa l'analisi fondamentale sulle cripto? E qui casca l'asino, un'altra delle mie varie affermazioni. L'analisi fondamentale sulle cripto è più complessa, ragazzi, perché intanto dipende sicuramente dalla struttura tecnologica, ma vi ho già spiegato, ho fatto un video a tal riguardo, che la tecnologia sottostante un eventuale progetto, per quanto possa avere, ragazzi, grandissimo valore, non è subito prezzata dai mercati. Questo cosa significa? Significa che poi la finanza non ragiona in base alla tecnologia, perché non sono ragionamenti collegati solo a quello, ragiona utilizzando diverse variabili. Quindi un trend che è finanziario, ragazzi, non un trend tecnologico, ok, prende spunto dalla variabile tecnologica sottostante, però non è quella la chiave di lettura principale, in quanto sicuramente la tecnologia sottostante deve essere valida e su qui non ci piove. Però ci sono dei progetti che hanno magari la tecnologia valida e non vanno da nessuna parte, perché semplicemente verranno abbandonati, perché magari dei protocolli tecnologici non verranno utilizzati, degli standard che non verranno mai messi in atto, perché il mondo semplicemente non li adotterà mai. Ce ne sono stati tanti nella storia, ragazzi, guardate gli esempi degli anni passati, le evoluzioni tecnologiche partono dai tempi dell'età della pietra, quindi è stato sempre così, il mondo funziona in questo modo. Perciò la variabile tecnologica, quindi la qualità del progetto sottostante, variabile tanto amata anche nel mondo cripto, ha un valore come analisi fondamentale, potremmo dire intorno al 10-20%, ragazzi, non di più, almeno sui prezzi. Nel breve tempo, poi nel lunghissimo periodo, potrebbe avere validità, ma lunghissimo, quindi dobbiamo aspettare 4-5 anni. Forse, ragazzi, sempre se lo standard verrà adottato. Nel momento in cui invece ci serve sapere se oggi questo trend è sostenibile, le uniche cose che possiamo utilizzare per analizzarlo, sono legate a quella che è intanto la struttura principale, fondamentale del mercato cripto, il mining, e dall'altra parte quello che utilizzo sempre io, che cosa fanno le balene, cioè un'analisi imitativa, chiamiamola così. Andiamo a capire che cosa fanno i grandissimi investitori, perché nel mercato cripto si può fare, e andiamo a capire cosa fanno loro, cosa decidono di fare loro con i loro investimenti. A quel punto io posso, diciamo, trarre le mie conclusioni. Mi sento di dirvi che da un punto di vista di sostenibilità o meno del trend, quello che possiamo utilizzare per fare questo tipo di analisi sono due indicazioni. La prima è legata al mining, io utilizzo le transaction fee, la seconda è quella legata al VAI, il mio indicatore sulle balene, il Wealth Accumulation Index, che pubblico ogni tanto su Telegram ed è invece sempre pubblicato sulla nostra Academy Premium. Utilizzando entrambi questi tipi di indicatori, io ottengo delle informazioni, stiamo sempre nell'ambito delle probabilità, ragazzi, però questi due indicatori mi indicano se effettivamente un trend può essere considerato sostenibile nel tempo o meno. E questi sono i due indicatori
che io vi consiglio di guardare un po' di più se volete avere conferma del fatto che magari questo tipo di trend che è iniziato sul mercato di Bitcoin può essere trend sostenibile. Come si fa a utilizzare questi due indicatori? Allora, domani facciamo un video con gli indicatori, questi due che vi ho detto a schermo, e vi faccio vedere come è possibile utilizzarli. Il VAI, vabbè, il VAI è un indicatore proprietario, ragazzi, non lo trovate online. Io sto cercando di mettere una sezione nel sito dove iscrivendovi potrà essere visualizzato. Datemi il tempo di farlo, ragazzi, perché è sempre difficile fare un po' tutto quanto. Mentre le transaction fee le trovate online, vediamo un po' come utilizzarli, con che logica, domani nel video. Vi ricordo che giovedì, ragazzi, c'è il webinar. E vi ricordo anche un'altra cosa, vi siete iscritti in più di, non 5 ragazzi, non 50, 500. Come facciamo che i posti sono 100, ragazzi? Sto cercando di trovare una soluzione, perché siete tantissimi, a me dispiace poi perché siamo solo in 100 quel giorno. Troveremo una soluzione, sto cercando di trovare una soluzione. Comunque vi lascio ancora il link per iscrivervi al webinar del 16 maggio, dove vi ricordo che faremo un briefing dell'attuale situazione e come gestirla, con tante cose fantastiche. Andate a vedere il link che c'è alla pagina, che c'è scritto il programma, l'ordine del giorno. Ciao a tutti, ci vediamo domani.